conferenza stampa che abbiamo indetto con una certa urgenza quasi per manifestare, ma non solo per manifestare, ma quasi per gridare in questo periodo di primarie quella che è un po' la nostra amarezza, la nostra delusione nei confronti del Partito Democratico provinciale. Una delusione per quella che riteniamo essere un'ennesima dimostrazione di un'incapacità di rinnovarsi veramente, di mettere in discussione, di superare quelle che sono state delle logiche del passato. Dispiace in un certo senso dover intervenire a primarie aperte con il rischio che qualcuno dica che facciamo del fuoco amico. Ci tengo solo a sottolineare a tal proposito che il Partito Democratico di Adria, in questi mesi in cui sono stati fatti ricorsi, minacce di azioni legali, in cui c'è stato un botta risposta pubblico sui giornali, non è mai intervenuto mantenendo comunque un profilo proprio che potesse privilegiare un dialogo sincero con gli iscritti e con il partito. Se interveniamo adesso è perché riteniamo che a un certo punto la misura è colma. Come circolo abbiamo detto fin dall'inizio di questo periodo congressuale quale sarebbe stata la nostra posizione rispetto alle primarie. E infatti anche il congresso con l'area Martina abbiamo presentato un'unica lista di delegati per rimarcare l'idea di un partito che vuole premiare la partecipazione, vuole premiare gli iscritti, vuole premiare chi è radicato sul territorio e vuole saper dare un'immagine anche di rinnovamento. Tutto questo per evitare, come abbiamo dichiarato immediatamente, che questo congresso, queste primarie si trasformassero in una sorta di pontificio di chi ha effettivamente le spalle più grosse. E questa linea è stata portata avanti, ritengo, anche in seguito, quando con i responsabili dell'area Zingaretti abbiamo affermato quello che doveva essere un principio che ci guidasse e ci portasse fino alle primarie. La mozione Zingaretti dice: la mia e la nostra missione è quella di tornare a parlare con le persone. Per fare questo, ci siamo detti, è necessario che il cambio di rotta, il cambio diverso sia effettivo, non sia solo un qualcosa sulla carta. E è necessario che proprio in questa fase anche le candidature, i candidati all'Assemblea nazionale fossero scelti tra delle persone che dimostrassero concretamente una discontinuità col passato. Discontinuità che è un po' il filo conduttore della mozione Zingaretti. E per un momento questo ci è sembrato possibile, tanto che avevamo già predisposto una lista che potesse coinvolgere delle persone nuove, delle persone giovani e da depositare per poi rilanciare quella che era l'immagine anche del partito. Purtroppo nelle ultime ore, e è per questo che siamo qui, abbiamo constatato che in realtà la composizione della lista non sarà altro che il prodotto di una forza, di una prova di forza muscolare tra quelle che sono le vecchie varie aree del Partito Democratico Rodigino. Quindi abbiamo riscontrato che non c'è nessuna vera volontà di innovare sul punto. Avevamo già detto in sede congressuale che il circolo di Adria non si sarebbe prestato a questi tipi di giochi e nel rispetto dei tanti elettori, dei tanti iscritti che si rivedevano nell'area Zingaretti, abbiamo deciso di sfilarci e di non presentare nessuna nostra candidatura. Questo è il motivo di questa conferenza stampa, di manifestare quella che è la nostra delusione, il nostro disappunto per come sono andate le cose, ma per rimarcare che il circolo di Adria non si presta a queste prove di forza, a questi giochi. Vi ringrazio per essere qui di nuovo. Io sono qui, voglio specificare, né come padre putativo di Federico, né diciamo capo corrente, che non ho sicuramente cose che ho già fatto in passato, ma la mia scelta di sostenere Zingaretti era ed è una storia in coerenza e in sintonia con quello che io ho tentato di fare nel partito, che ritengo nel partito della sinistra, anche nell'ultima fase. Voglio solo un piccolo rettifica rispetto alle cose che ha detto Federico, perché anche questa ci è stata usata contro. Noi ad Adria abbiamo presentato una lista unica e abbiamo voluto differenziarci da Boccia perché
abbiamo visto che c'era un tentativo di assalto. Il nostro è stato un atto di legittima difesa e stavano votando, risultavano iscritti, quindi legittimi da un punto di vista formale, una serie di persone che erano un corpo estraneo del partito. E quindi Adria, prego, è sempre stata nella tradizione del rispetto e mai tentativi di inquinamento rispetto a una logica democratica. Abbiamo aderito alla lista, cioè alla mozione Zingaretti, oltre per ovviamente delle coordinate di politica generale, anche per un fatto preciso, per dare una mossa al partito di Rovigo, e nel senso che rispettiamo le scelte che altri hanno fatto, ma Zingaretti ci pare colui che in qualche modo può ridare la dimensione di essere partito, di essere partito organizzato, che parla a sinistra e di suscitare speranza. E da qui d'accordissimo di una lista completamente rinnovata, noi abbiamo assistito in queste ore a quello che io già tante volte ho assistito e che speravo non potesse più accadere: un Partito Democratico a tutti i livelli, nazionale compreso, ma più ancora provinciale, che è ai minimi storici, che sta vivendo una situazione di tragicommedia e che, nonostante tutto, ormai allo sfinimento sia da un punto di vista organizzativo, di rilevanza politica, continuano gli stessi giochi di potere, come la vita e quello che sta succedendo fuori da questa stanza non accadesse. Nel senso che noi ancora siamo in mano a consorterie che fanno riferimento, che si autoreferenziano, si autonominano, che si fanno forte solo perché hanno una filiera di amici a Venezia e a Roma, che anche questi non hanno nessun collegamento con la realtà. E noi stiamo vivendo una situazione di drammatica emergenza, basta vedere quello che sta accadendo e che è accaduto a Rovigo, a Porto Tolle, e noi abbiamo ritenuto che non possa essere accettabile un comportamento da ladri di Pisa, nel senso che sulle tematiche locali, in questa stanza, è stato sui giornali, a momenti finiva a Cazzotti, a Porto Tolle abbiamo visto come è andata a finire, e adesso gli stessi personaggi, persone, amici, compagni, un personaggio non voglio essere stato dispregiativo, fanno una lista unitaria in cui avremo una lista per Zingaretti che staranno assieme a Zanin e i suoi amici, Zanellato e i suoi amici e Nadia Romeo e i suoi amici. Questo ci pare, diciamo, non giusto per chi ancora guarda al Partito Democratico. È l'ora della chiarezza e noi abbiamo voluto sfidarci. Questo credo sia, questo è il dato più importante. Perché ho parlato di tragicomicità? Perché siamo in una situazione ormai che il Partito Democratico è un non partito. È vero che lo scenario non è dei più allegri, provincia di Rovigo, i due partiti più grossi, Forza Italia e Lega, sono commissariati, 5 Stelle abbiamo visto com'è ridotto, però anche noi, è giusto che si sappia, non siamo messi meglio. Abbiamo un segretario che ha fatto un lavoro apprezzabile, è stato un po' l'idraulico della situazione, si è dato da fare per tappare dei buchi, qualche buco, però ormai la sua azione è del tutto inadeguata alla situazione e alla contingenza che stiamo vedendo, che stiamo assistendo. E io credo che non sia possibile che un partito non abbia più agibilità politica, non riunisca
i propri organismi dirigenti, in cui riunisca veramente, ci si discuta, in cui tutti a parole sono contro il trasversalismo e poi quasi tutti fanno la gara a pietire con il cappello in mano per avere qualche posto, questa è una situazione secondo me non più tollerabile, e quindi credo sia utile che qualsiasi cosa debba accadere, debba avvenire, perché questa situazione abbia a finire. Storicamente io sono, perché ho patito anche personalmente di questo, contro qualsiasi forma di gestione commissariale, ma a questo punto mi pare il male minore. Una situazione che a me piange davvero il cuore dire queste cose, e so che il 25 verrà Zingaretti a Rovigo. Io sono andato a sentirlo quasi con entusiasmo giovanile, perché dico, spero di sentire dire qualcosa di nuovo, di sinistra, che dia la possibilità a tanta gente che adesso ha perso le speranze. Io ho tanti amici e compagni che non sono più, hanno scelto di non militare più nel Partito Democratico, tantissimi elettori che non votano più, e speravo e spero che Zingaretti possa rappresentare una marcia in più. Purtroppo io ho visto, sono stato bene quella sera, nel senso che Zingaretti ha detto tante cose belle, giuste, e ha parlato al cuore, ma vedendo quello che ho sentito a Mestre e vivendo ogni giorno in questa realtà, quella di Zingaretti mi è parsa una bella favola di Dickens, dove si parla di attenzione verso la povera gente, che nessuno si deve sentire solo, un partito che è coinvolgente, in cui ci si confronta liberamente, un partito in carne ed ossa, in cui si ritrova il senso della militanza, del confrontare, del stare assieme. Vedendo quello che qui mi sembra davvero un grigiore immenso. Il cinismo, il disprezzo anche verso le persone che si sono dimostrate anche in queste ore, e che, a differenza di quanto pensavo, non è solo di una componente del partito, ma sì, è di più componenti. Per cui io credo che Azzalin con i suoi amici, Munari e Bagatini, Zanellato con i suoi amici, Silvestri, eccetera, eccetera, Romeo con i suoi amici, hanno fatto altro che perpetuare una cosa: mettere i loro rappresentanti, infischiandoti, essere sordi e grigi di quello che sta accadendo. Una sordida lotta di potere che si pensa, secondo me, sbagliando alle prospettive e destini personali di ognuno. Ecco, ora io ho ritenuto doveroso essere accanto a questi ragazzi, anzi ho fatto in modo di aprire loro gli occhi, che nessuna, diciamo, promessa di araba fenice, eccetera, nel senso che siamo più contenti di stare dentro alla nostra povertà nel senso senza avere potere, eccetera, piuttosto che girare per strada e ci dicono quello è uno che è capace di tutto. Noi abbiamo finito.